Cari amici, benvenuti all'Opera del Lunedì. Continuando un po' un mio filo di pensiero, ho pensato anche oggi di collegarmi a una sorta di anniversario. In realtà c'è un po' una forzatura in questo, perché non è un anniversario preciso, perché l'opera di cui vi parlo non è in realtà datata con sicurezza. Però gli storici la collocano più o meno intorno al 1520, quindi diciamo potremmo adombrare una sorta di centenario. Si tratta di un quadro di Dosso Dossi. Forse questo nome suonerà un po' meno celebrato rispetto ad altri che abbiamo esaminato ultimamente, ma vorrei dire molto semplicemente che si tratta di uno dei più grandi pittori del Cinquecento europeo, italiano, era italiano, si chiama Giovanni Francesco di Niccolò Luteri, un cognome, e però è ricordato sempre dalla storiografia, anche i contemporanei, col nome di Dosso Dossi. I motivi sono un po' complicati a spiegare, ma non vale nemmeno la pena. Comunque, questo è il suo nome con cui viene ricordato, e ancora oggi sopravvivono parecchie opere sue, non moltissime, alcune tra l'altro sono andate un po' sciupate. Però Dosso Dossi è stato per un certo periodo, insieme anche con suo fratello Battista Dosso, pittore di qualche merito ma non dell'altissima qualità sua, è stato una figura centrale nel Rinascimento italiano, perché è stato l'artista prediletto da Alfonso d'Este, il duca di Ferrara, il signore di Ferrara. Se noi consideriamo che la corte di Ferrara, all'inizio del Cinquecento, è uno dei grandi poli culturali, tanto per dirne una, è la città in cui si svolge l'attività poetica di Ludovico Ariosto, un poeta anche lui oggi forse un po' dimenticato, perché è improbabile che si legga normalmente l'Orlando Furioso o le commedie di Ariosto, però insomma in realtà Ariosto è un altro grandissimo polo di riferimento per la letteratura, veramente per la letteratura mondiale. L'Orlando Furioso è qualcosa di eccelso nella combinazione di tutti i generi letterari, il comico, il tragico, l'ironia, l'allegoria, la poesia d'amore, la poesia d'avventure, la satira. E non che Dosso Dossi assomigli all'Ariosto, però insomma Dosso Dossi condivide con un poeta come Ariosto questa grande universalità di pensiero. Cioè, se qualcosa ha reso grande la corte di Ferrara rispetto ad altre sedi italiane meravigliose, la Repubblica di Venezia, la Curia Romana, il Regno di Napoli, però Ferrara effettivamente ha una sorta, potremmo dire, di marcia in più, in cui l'arte di Dosso rifulge. Per ricordarlo adeguatamente sono andato a riesaminare un quadro che non è datato, accennavo, ma che dovrebbe essere stato eseguito intorno al 1520, poco prima o poco dopo. Perché? Dunque, c'è una data fondamentale per Dosso Dossi: nel 1514 Alfonso d'Este avvia una serie di lavori artistici, tra cui la decorazione di alcuni ambienti del Palazzo di Ferrara, particolarmente riservati, particolarmente privati, particolarmente dedicati all'attività culturale e anche, diciamo, esoterica, perché c'era un culto enorme a Ferrara dell'astrologia, dell'esoterismo, dell'ermetismo, e che era stato già praticato dai pittori delle generazioni precedenti, uno per tutti Cosmetura.
Adesso la situazione si evolve e Alfonso d'Este ha l'ambizione di creare in queste zone riservatissime del palazzo, che sono ricordate con i nomi di camerini d'alabastro, queste decorazioni, di concentrare, diciamo, la sintesi stessa della grande pittura italiana. Quindi chiede opere a Tiziano Vecellio, che in quel momento diciamo, è uno dei grandi geni, a Raffaello Sanzio. Non c'è bisogno di dire, il quale non eseguirà mai però l'opera che Alfonso gli chiede, e a Dosso Dossi soprattutto, che a Ferrara è molto legato perché non è nato a Ferrara, ma insomma la sua vita si svolge fondamentalmente lì e morirà a Ferrara Dosso nel 1542. Negli anni che vanno dagli anni 10 agli anni 20 del 500 si concentra l'attività di Dosso e si pensa che questo quadro in particolare, che si conserva a Cracovia, nel castello di Wawel, ed ha un soggetto strano che gli storici dell'arte hanno cercato di decifrare in molti modi e non hanno mai raggiunto in realtà una interpretazione condivisa, e tuttavia non importa. La fascinazione che emana da questo quadro sintetizza un po' tutta la personalità di Dosso. La rappresentazione è curiosa. Ci sono tre personaggi. Dietro c'è un arcobaleno, un paesaggio sullo sfondo. Si vede una persona che sta dipingendo. E sta dipingendo un quadro che, il cui soggetto non ha niente a che fare con la cultura di quel tempo. Sta dipingendo delle farfalle, come se fosse un pittore dell'Ottocento, un impressionista, non so, che dipinge en plein air. Quel personaggio è stato identificato come Giove, il padre degli dèi, perché ha i piedi alla folgore di Giove. E la faccia è però stata decifrata come quella di Alfonso d'Este. Quindi in qualche modo Dosso adombra l'idea che Alfonso d'Este, promotore delle arti, amantissimo della pittura. Tra l'altro Alfonso era, testimoniato, pittore dilettante lui. Quindi è notevole il riferimento. E dipinge tutto ispirato delle farfalle su questa tela che ha ancora appena cominciato a dipingere. Dietro di lui c'è Hermes, Mercurio, si riconosce dal caduceo, e il quale fa uno strano gesto che appunto gli storici poi non, il gesto del silenzio. Induce al silenzio un terzo personaggio che sta venendo come se venisse dal basso, una donna, una specie di Flora, tutta vestita di fiori, che è dipinta come se si slanciasse dentro il quadro, probabilmente per andare a disturbare Giove, che è Zeus, che sta dipingendo, e Mercurio, Hermes, la zittisce. Questo è il soggetto, cioè Magee. Gli storici sono rimasti esterrefatti di fronte a questo quadro, e tra l'altro sono numerose le opere di Dosso Dossi il cui soggetto da un lato si capisce, perché i personaggi si capiscono, ma poi non si capisce che cosa veramente voglia dire. Ci sono dei quadri di Dosso, per esempio quello che passa alla storia col nome di Allegoria di Ercole, un altro quadro stranissimo, sconcertante. E anche quando Dosso dipinge dei soggetti chiari, uno famosissimo, la Apollo e Dafne, la storia del dio Apollo che insegue la ninfa Dafne, che vuole ghermirla per possederla. Dafne implora il padre degli dèi di non subire quello stupro e viene trasformata in una pianta d'alloro. Una storia famosissima, illustrata mille volte nella pittura e nella scultura. C'è la scultura celeberrima di Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, che rappresenta questo soggetto. Ecco, Dosso rappresenta questa storia, ma non la rappresenta per come il soggetto veramente viene raccontato, perché si vede nel caso di Apollo e Dafne, che è un quadro che si conserva alla Galleria Borghese di Roma, Apollo che guarda verso l'alto proprio con l'ispirazione poetica, tiene l'archetto e la viola, lo strumento musicale suo, e solo sullo sfondo, lontanissima, piccolissima, in un paesaggio morbidissimo e veramente di sovrana bellezza, si vede Dafne piccola piccola che si sta trasformando in alloro. Ma lui non è lì, lui è immenso davanti a noi, tra l'altro ispirato a una celeberrima
statua dell'antichità, il Torso del Belvedere, su cui Dosso ha costruito la figura possente e nel contempo dolcissima del dio che riceve l'ispirazione, perché in realtà Apollo è rappresentato da Dosso come diciamo, il padre delle muse, cioè come colui il quale genera l'arte in sé per sé attraverso la musica. Ma la cosa interessante è che nel quadro di Dosso le muse non ci stanno e lui è un gigante, in realtà preda a questa celeste ispirazione. Il gigantismo è l'elemento più profondo di Dosso Dossi, lo si riscontra anche nel quadro di Giove che dipinge le farfalle. La tecnica di Dosso è un mito in sé. E noi non sappiamo esattamente, non sappiamo decifrarla. Si dipinge olio su tela, ma anche nella riproduzione. Avete notato? Notate la volumetria incredibile che emana dal quadro, come se le forme lievitassero e non si gonfiassero in modo banale, ma divenissero tridimensionali pur restando strettamente nell'ambito di una pittura su superficie. La tensione oltre la superficie è caratteristica della tecnica di Dosso, una tecnica in cui l'olio evidentemente è caricato di materie probabilmente di origine soprattutto minerale che risultano alla percezione visiva come tridimensionali, come se fuoriuscissero dalla tela, un effetto che non è l'effetto speciale della cinematografia di oggi, ma in qualche modo è perfino qualche cosa di più, come se cioè di fronte all'osservatore che guarda il quadro prendesse vita, per cui la vita latente nelle forme, che quindi le porta a entrare nello spazio fisico che è tridimensionale, lo spazio della realtà, ecco, sollecitassero la nostra vista, un effetto emozionante, subliminale, che è in realtà il vero, grande, forse unico precedente di quella che sarà poi la pittura 70-80 anni dopo del Caravaggio. In realtà la fonte segreta, misteriosa, ma in realtà latente, della figurazione caravaggesca è Dosso Dossi, più di qualunque altro pittore che possa aver influenzato il Caravaggio, dai pittori della scuola lombarda a Simone Peterzano e compagnia bella. E allora, ma che significa quel quadro? Gli storici dell'arte hanno individuato in un testo di Leon Battista Alberti, il grande umanista, Le Intercenale, se si chiama, una remota fonte che potrebbe chiarire un po' meglio il senso complessivo di questo quadro, che è mitologico, ma non è ispirato a nessun episodio della mitologia greca. Le Intercenale sono un divertente testo di Alberti che è sostanzialmente scritto per essere letto a cena, cioè dei racconti, delle favole, dei giochi dell'intelligenza che si possono leggere in un momento ludico coincidente per lo più con la cena, cose che capitano anche oggi. E in effetti in questo Intercenales Alberti si diverte a immaginare proprio questo fatto, cioè che Zeus, il padre degli dèi, è intento, particolarmente intento all'attività artistica, in realtà è un artista, è completamente dimentico delle vere esigenze degli esseri umani. E l'immaginazione è questa, mentre Giove, padre degli dèi, sta rincorrendo le sue fantasie, e l'immagine della farfalla è proprio trasparente in questo senso, la figura della virtus, poi così è definita da Alberti nell'Intercenales, la virtù, che sarebbe quella donna, viene dall'Olimpo per andare a protestare dal padre degli dèi e per dirgli: ma il padre di tutti gli dèi deve occuparsi degli uomini, deve occuparsi delle virtù, della politica, del benessere, non distrarsi dietro le vane fantasie dell'arte. E allora Mercurio, Hermes, che sta assistendo Giove, sta seguendo l'esecuzione del quadro, si gira e la zittisce, come a dire: no, no, guarda, che non è come pensi tu. Il padre degli dèi è intento nella creazione artistica, ma questo è il sommo giovamento dell'umanità. Questo
quindi lasciali in pace e non gli rompere le scatole, detto grossolanamente. Ora, questa interpretazione, che sembra un po' strana, forse anche un po' scema, è stata però, diciamo, sviluppata da insigni studiosi, che sono persone serie e sanno bene di mitologia, di letteratura, di pittura. È proprio sicuro che sia questa la giusta interpretazione del quadro? Sì e no, ma non importa. Quello che importa è l'incredibile potenza che si libra letteralmente da un'opera d'arte che è tutta costruita secondo il principio della potenza visiva e della fascinazione dell'immagine, tale da poterla quasi toccare, quelle farfalle dipinte sulla tela, effettivamente sembrerebbero proprio pronte a staccarsi dalla tela dove sono dipinte e mettersi a volare. E questo è un grande tema di Dosso, che lo ha poi consegnato alla storia dell'arte universale. Dosso poi avrà una grande carriera successiva, lavorerà molto al Palazzo dell'Imperiale di Pesaro, lavorerà soprattutto al Castello del Buon Consiglio a Trento per un grandissimo committente, Bernardo Clessi. Entrerà cioè in contatto con alcuni dei più potenti intellettuali, studiosi, storici, uomini di chiesa del suo tempo. E lascerà una catena di capolavori che ancora oggi rendono la sua figura sommamente fascinosa ed enigmatica. Gli enigmi non sempre si spiegano, cari amici.